Bentornati signore e signori per il Game 2 di questa seconda serie di LCK fra Katie Roster e Fredrick Brion, come sempre Etrurian e accanto a me Karen. Beh, a me penso che il come sempre non si applichi, sono un po' un ospite oggi all'interno di questa Lega, abbiamo deciso di swappare, oggi mi sono occupato della Lega coreana, mentre Moonboy si andrà ad occupare poi della Lega europea, però sì, siamo in questo secondo game della serie e è una serie che è partita col botto per i Katie Roster, è una serie che è partita con uno stomp mega galattico dato da un Draft Edge che non ha trovato risposta nella partita dei Fredrick Brion, ma abbiamo già visto una serie che si è aperta in maniera molto monodimensionale e monodirezionale e abbiamo visto il team perdente ribaltare il tutto nel secondo game e poi perdere comunque nel terzo, ma quella è una questione che non andiamo ad analizzare qui. Qui preoccupiamoci del secondo game, dove i Fredrick Brion possono approfittare dello stomp micidiale per cercare di resettare mentalmente e rimettersi un pochettino in forma per un game che non sarà facile da affrontare, ma almeno con un side diverso. Possiamo dire anche che i Fredrick Brion ora giocheranno in blue side, quindi sarà interessante vedere la scelta da parte loro. E naturalmente i play of the game. Indovina chi è? Cosa avevamo detto? Statistiche? Era ovvio che sarebbe stato lui, anche perché al di là della pressione che sono riusciti a trovare in topside, Doran è stato il catalizzatore, il perno di questa squadra e la loro principale fonte di danno è non di poco. Vediamo che comunque, al di là di un paio di voti, che come avevo detto, sono arrivati sulla corsia inferiore sul ruolo di supporto, quindi sono felice che la non unanimità del voto del Player of the Game sia arrivata sul supporto. Ma era ovvio che, non ricordo neanche quanti anni ha fatto, tipo 21.500 danni, lì dove il secondo in danno aveva, se tutto va bene, 10.000 danni nel suo team. Quindi sì, quello non è solo numeri, quello è proprio presenza massiccia, presenza prepotente, un Gangplank che ha giocato due side lane e le ha cancellate entrambe, prima cancella tutta la top, poi cancella tutta la bot, e quando arriva il momento dei teamfight non c'era più neanche confronto. Dall'altra parte invece i Fredrick Brion hanno ritrovato in Ena sempre il solito carry che può portare soluzioni, ma devono riuscire ora in blue side a dare a Hoya la possibilità di non essere così, fra virgolette, inutile, poiché l'abbiamo visto con Gnar ha fatto quel che poteva, ma quando Doran ti auscala così tanto non puoi farci assolutamente niente. E casomai dare un'ottima spalla a quel povero AD Carry che con Aphelios ha provato a prendersi tutti in spalla, ma il mal di schiena è arrivato troppo presto. Anche perché questa è una giornata che mi sta portando, mi stacco un attimo dall'analitico e vado sulle proprio sensazioni Sì. personali. È una giornata che mi sta portando a provare antipatia per Orianna. È una giornata dove, macroscopicamente parlando, i team hanno giocato così male attorno ad Orianna che non voglio più vederla in draft. Voglio vedere qualcosa di diverso, voglio vedere pick egoisti dalla corsia centrale, voglio vedere piuttosto uno Yone, voglio vedere qualcosa che cerchi di carriare la partita perché fa danno lui e non perché ha bisogno di costruire un team attorno a sé prima di fare danno e di applicare i giusti controlli. Samira, rimossa. Ti posso dire, Karen, in questo caso che in LCK non dovresti più venire in questo momento, perché il Lo meta è so, questo lo e non so. possiamo farci assolutamente niente. Lo I so. ban continuano, Udyr da parte dei giocatori dei Katie Roster e Thresh invece viene bannato dai Fredrick Brion. Sempre per il solito, la solita idea, non vuoi permettere che ci sia una Aphelios senza qualche rischio. Beh, il punto è che Aphelios l'abbiamo visto competitivamente molto dipendente da quel pick. Quindi, oltre a rischi, è anche una questione di un sempreverde, non gioco di parole inteso con il colore del campione, ma un sempreverde Thresh che va ad abilitare sia la parte offensiva che difensiva di Aphelios. Hai tutto senza dover sacrificare niente. Serafina anche ci Ok. saluta e nonostante Umti abbia avuto delle intenzioni abbastanza non attinente. Non sto cercando di dire che ha intato senza dire che ha intato, come si dice in Corea. È stato un po' troppo audace durante la partita precedente. Decidono di portare il rispetto e bannarlo. Rell il first pick per i Fredrick Brion, questo vuol dire che The Light avrà di nuovo il campione appena uscito, l'ultimo campione che è entrato nel competitivo, fra parentesi, ricordiamolo. Sì. E in questo caso penso proprio che Rell stia diventando quel first pick che dici: posso prendere qualcos'altro? No. La risposta è seccamente no. Ah,
Vediamo che cosa vanno a chiudere su questa corsia inferiore, perché ormai Rell Alistar è un matchup che, devo dire una cosa, prima ho parlato abbastanza male del matchup per come si va a svolgere in competitivo, ma perché ero accecato dalle statistiche europee. Essendo io abituato a seguire la Lega Europea, mi basavo su quello che è un pessimo win rate di Alistar contro Rell, ma in Corea è molto più uno skill matchup, è molto più alla pari, si riesce a giocare Alistar attorno a Rell e non direttamente contro Rell, quindi è un matchup che non sono neanche così triste di vedere. Dove, vedere la colomba che locca Azir è tematicamente molto appropriato, quindi va bene così. Si va per Kalista, potrebbe essere un ottimo pick in questo caso, secondo me, poiché va molto bene a sinergizzare con Rell sotto molti punti di vista. Comunque, la postura marziale ti permette di essere molto mobile e di poter utilizzare la tira e respingi quando meno te l'aspetti. Poi, per Umti, si va su Lilia. Un ottimo campione, un'ottima scelta, secondo il mio modesto parere, per i Freddy Brion. Metto le mani avanti perché poi non voglio nessuno che dice ha detto per me. Per me. Ok, quindi stiamo sottolineando e mettendo giù per via legale che si tratti di una tua preferenza personale. Concordo. Va bene. Sottoscrivo e firmo. Va benissimo. Allora, parlavamo di draft più semplici da parte dei Freddy Brion, è vero, però questa è una draft particolare nel senso che tu stai giocando per adesso senza vie d'uscita sul late game. E dall'altro lato invece late game i KT roster ne hanno già Yosa con Azir e Xayah. Parlando di scaling all'interno di questa partita, non voglio vedere i bro giocare 18 minuti di farm come hanno fatto prima, perché con Kalista ancora più che con Aphelios nel game precedente, se giochi così hai matematicamente perso. Concordo con te, Kalista è ottima per l'early e mid game, soprattutto che hai contro Xayah che vuole scalare, vuole prendere i suoi item per poi fightare con le sue piume. I ban da una parte e dall'altra abbiamo visto che c'è Hecarim bannato contro i KT roster, dall'altra parte si va per il ban di Gnar, non si vuole dare la possibilità a Oya di piccare un campione così neutro, anche se poi alla fine con Gameplay che ha fatto un ottimo lavoro. Sì, Gangplank si è portato a casa quel player of the game in un matchup favorevole, quindi vorrei sempre cercare di contestualizzare le performance dei giocatori nel matchup che si sono trovati ad affrontare, perché quel Gangplank non fosse stato così comodo, avrebbe fatto altrettanto, sarebbe arrivato a scalare. Se i bro avessero fatto giocare il proprio jungler, Gangplank avrebbe scalato comunque. Olè! Abbiamo di nuovo Kayn. Tu non mi stai vedendo in questo momento, ma sto facendo il trenino Da sotto. solo. Da solo, io sono qui da solo, sto facendo il Ok. trenino e Interessante. sto andando in giro per lo studio. Va bene. Scherzi a parte, Kayn è la scelta secondo me più giusta. Vuoi permettere al tuo. È come l'idea di Nidalee che ha avuto in precedenza Gideon e che ci hai detto tu. Voglio un early prepotente per permettere ai miei laner di stare tranquilli e poter essere proattivi, anche se non lo devono essere totalmente. Ok. Un'analisi interessante. Abbiamo tra l'altro la sfida tra Darkin con Aatrox dall'altro lato, quindi picchi importanti, ma Freddy e Brion stanno giocando Aatrox e KT stanno giocando Kayn in un momento in cui questi campioni nella loro identità sono stati indirettamente nerfati. Se Doran, ecco, avevo visto per un attimo Irelia, già abbiamo visto Kayn, un po' troppe emozioni per una singola draft, fermiamoci così e andiamo su qualcosa di più metodico. Avevano già abbastanza danno, serviva frontline in questo team e Gragas è quello che fa per te. Gragas Aatrox non è un matchup gratuito come lo è contro Renekton. Aatrox è in grado di premere molto più a lungo in senso neutrale. E se Aatrox prende un po' troppo sustain nei primi livelli, diventa difficile per Gragas cercare di contestarlo ad armi pari se lo buildi tank. Di Gragas AP ne abbiamo visti veramente pochi in Corea. Se non sbaglio, tipo 3 pick ci sono stati di Gragas AP e hanno perso tutti e 3. Quindi sì, non è un pick al quale vado a dare il favore statistico, ecco. Diciamo che poi chi l'ha giocato è proprio quello che sta giocando Aatrox in questo momento, Gragas AP top, proprio Oya che ha preso e ha portato a casa il lo chiamo amichevolmente il bevitore di Runeterra, Sì. mettiamola così, perché poi tutte le sue skin c'è sempre qualcosa che beve, povero Gragas nel senso, va bene, comunque scherzi a parte. La narrativa parla per il campione. Gragas è stato quello che ha salvato l'intero Freljord facendo ubriacare tutti durante una guerra ed erano tutti troppo ubriachi per farsi guerra tra di loro e hanno fatto pace piuttosto. Cioè, stiamo parlando di narrative importanti.
Andiamo a vedere quindi chi avrà la meglio in questo caso. Parlando di bere e di drink, sicuramente un bel scroll andrà fra me e Karen alla fine di questa giornata, ma bisogna arrivare alla fine, e alla fine ci possiamo arrivare anche grazie al vostro aiuto. Alzate le mani al cielo per il team che preferite, per il team che volete vincitore. Avete come sempre due modi, le bet sono sempre aperte, non ve lo dimenticate, oppure con gli hashtag, hashtag KTWin, hashtag BroWin. E vedremo adesso come si vanno a posizionare, ti dirò appena vedrò i primi lumi chi vincerà secondo me. No, non è vero. Perfetto. Penso che i bro si siano incastrati un pochettino in una draft difficile da giocare. Se io dovessi vedere queste due draft e dare il mio hashtag a qualcuno, quel qualcuno sarebbe Katie Rolster. Penso che abbiano sono d'accordo. Più condizioni di vittoria. Non è detto che le sfruttino meglio dei loro avversari, quindi avere più condizioni di vittoria sulla carta non significa vincere. Però significa avere delle più alte possibilità di vincere. Fra parentesi, prima di partire a parlare in maniera seria del game, è a me piace troppo quando quando Azir dice the order is given, è troppo the order is given, sembra proprio tipo ti ordino di alzarti uomo e di muoverti da quello a posto, una cosa del genere, mi sento poi invoglioso di alzare e dire sì signore, ai suoi ordini. Non vedremo però se sarà così anche per i suoi teammates, che inizieranno in maniera molto tranquilla e stabile. Stavo guardando tutti i vari setup di rune per cercare di scorgere qualcosa di particolare, ma in realtà siamo sul super super standard in questo momento. Nulla che vada a rompere i canoni competitivi e il raccolto oscuro per Kane mi fa sempre sperare bene, mi fa sempre sperare in blue Kane. Ti dirò, nelle due partite che abbiamo visto Kane lo hanno giocato Assassin. Appunto, appunto, è un Kane che con quel raccolto oscuro si va a staccare. Beh, voglio dire, abbiamo visto Renekton con il nerf al succhiasangue passare dal succhiasangue all'artiglio del predatore. Quindi Kane che può effettivamente essere un assassino. Perché no? Piccalo, è lì, guarda, è lì quell'oggetto, lo vedi bello? Quanto è interessante, è a sconto solo per te, piccalo pure senza problemi. Infatti. Potrebbe chiamarlo così in questo modo. Prima fase di gioco naturalmente si va a farmare, non ve lo dobbiamo parlare perché se siete dei pazzi assassini e provate in ogni vostra partita a fare degli invade, allora vuol dire che siete come me. Dei play by play? No, dei giocatori molto aggressivi nelle prime fasi di gioco. Ok, ok, ci può stare. Beh, perché adesso se dovessi dare un consiglio spassionato a chi ci sta seguendo da casa, dovendo avere la possibilità di scegliere nella vita, perché diventare play by play quando si può essere dei nobili color caster? Ma questo è semplicemente una mia opinione, condivisa da molti, tutti praticamente, però è una mia opinione. Detto questo, corsia superiore, vediamo Oya iniziare a premere sui minion. Guarda, ti risponderò in questo modo. Ti ricordi di più delle azioni decantate dai play by play o dei color? Pam! Chiudo qui il discorso, finita così. Andiamo a parlare della partita perché sennò perdo sicuramente 100-0. Ti rispondo effettivamente, mi ricordo molto di più delle azioni castate dai play by play perché sono le uniche che devo correggere poi nell'analisi. Ouch! Hai presente la scena di quell'uomo con che si tiene il cuore? Così. Sì. Dicevamo. Mettete la mia faccia lì, ci sono io lì. Ah! Doran sotto torre. Al momento è normale, è un matchup difficile da gestire nei primi livelli per Gragas. Gragas da cometa arcana, quindi voglio vedere se la cometa arcana è volta all'identità di voglio cercare di rispondere ad Aatrox in corsia e comunque andrà tank. Ma mi dispiacerebbe, perché se hai preso una cometa a questo punto vai a P. Lo spero anche io, perché in questo momento, secondo me, Doran vuole più premere sull'acceleratore, avere tre posizioni offensive con il solo Zeus che dice mi metto io di fronte a tankare, voglio che voi andate a distruggere. Avere quattro... Attenzione alla lava. TP cos'è? Questo TP! Sei uno scellerato, ma arriva l'aggressione con il flash! Dav morirà in questo momento e ora potrebbero andare per la doppia! Ma Gideon flasha prima che possa scaraventarsi lì di addosso. Sì, Kane è un assassino, Kane è un campione molto aggressivo e tutto quello che vuoi, ma dall'altro lato l'early game di Lilia. Lilia ha dei danni che sono sconvolgenti nelle fasi iniziali di partita e... Ok, il teletrasporto di lava magari non è stato dei più felici, ma vediamo adesso quella Lilia rimanere lì in corsia centrale ad arrassare Dove dopo il teletrasporto. E male, male, male per i KT Rollster al momento.
Questo tipo di azioni in profondità, nella più totale assenza di visione profonda, guarda la minimappa. Guarda che costellazione blu di lumi di controllo, di lumi invisibili, di lumi visibili, il santuario di Giorgio. Hanno così tanti elementi per giocare en plein air contro gli avversari. È normale leggere queste azioni e rispondere bene. Qui, mancanza di rispetto da parte dei KT. KT che secondo me davvero in quel momento, quando hanno visto il TP, Gideon ha detto andiamoci pure... ma non hanno pensato troppo al fatto di un possibile follow-up proprio nella zona dove di base, se vediamo anche la minimappa, ci sono più ward. Sì. E questo ti fa presagire come ci sia stata un'idea di lasciottiamo in 2 secondi, non ti preoccupare, al è troppo resistente, sta arrivando lì via, ciao. Anche perché una cosa che non avevo notato durante l'azione, nel freneticismo dell'azione stessa, ma che ho notato adesso nel replay, è che Dove è morto perché è stato minion bloccato. Questo è stato dolorosissimo da vedere. Gideon va di Muramana Kain. Ok, quindi avremo proprio il Kain, quello old style assassino da Muramana. È interessante, è un Kain che come assassino non perde scaling lungo la partita. Perché una delle problematiche di Kain come assassino è sempre stata quella di arrivare a non scalare benissimo oltre un certo minutaggio. Si va ad ovviare a questa cosa con la Muramana, perché adesso che comunque la Muramana funziona così bene anche sulle abilità e via dicendo, una nota addizionale da fare sulla Muramana è che teoricamente avrebbe dovuto infliggere danno anche sulle abilità ad area. In questa patch ancora non lo fa, è una cosa che verrà fissata nella 11.5, quindi siamo ancora lontani da avere la totale efficienza di quel campione con quell'oggetto, ma è comunque molto molto valido. Vedremo se riuscirà. Nel frattempo Gideon va a ruotare verso i suoi Raptor e c'è lì Umti che vuole presentarsi di nuovo in faccia a Dav. Dav capisce il tutto, arretra, non vuole addormentarsi fra le braccia dei suoi avversari. Anche perché entrambe le supreme erano lì disponibili. Avevamo l'onda d'urto, la nanna melodica, decidono di non premere il grilletto, Dav aveva il flash disponibile, ma io sarei andato anche per lo scambio a quel punto. Obbliga una Zir senza flash a giocare una corsia spaventata, applica pressione psicologica. Parlando di pressione, Gragas alla fine sarà Gragas da potere magico, vediamo il tomo d'amplificazione nel suo inventario. Viene spottata Lilia sul quadrante superiore, adesso ci sono le rotazioni verso il red, ma Gideon decide di andare con... la sua Q attraverso il muro. Ok, c'era il drago, decide di non andare per quello. Vogliono dei vara la bot lane, sono tutti a livello 5, rischiosissimo. Vediamo chi avrà la meglio, perché sta arrivando anche Davi insieme a loro. Subito la cassetta da parte di Zeus. Vanno sulla di carry, i danni sono mirabolanti e Hybrid chiude in questo modo con la kill. E ora potrebbe andare sul povero Delight, rimasto solo sonetto. Arriva la timidità, arriva subito il knock up, arriva l'incantalave. Ed è Zeus a prendersi questa seconda kill. 2 kill per i KD Roster, felicissimi, riprendono la partita in mano, vanno a ripareggiare il tabellone nonostante un'Orianna in corsia centrale che continua a premere sulle placcature. Non solo, abbiamo anche la pressione sull'ondata che va in proxy farming da parte dei KT both side, di conseguenza un'ondata che si schianta e viene persa da parte della duo lane dei Fredith Brion. In tutto questo le uccisioni non sono state distribuite nel migliore dei modi, Kane non ne ha presa neanche una, ma Kane ha fatto una scorpacciata di sfere d'energia per velocizzare la sua trasformazione. Ibride al momento, perché ha aggredito un po' campioni corpo a corpo e un po' campioni da gittata, ma considerando che sta lavorando principalmente contro campioni da gittata in quella Kalista, in quell'Orianna e in quella Lilia, per lui sarà molto più facile raggiungere la sua forma da assassino. Ricordiamolo ancora per chi si fosse addormentato negli anni in memory di League of Legends, che ora, dopo un po' di tempo, hai la possibilità di trasformarti nella versione che a te piace. E qui rivediamo il dive, dove penso ci sia stata anche incoscienza da parte dei Fredith Brion. Voglio dire, posto che stanno andando per il dive, capisco che ci sia l'ondata accumulata sotto torre, ma almeno prova a utilizzare la struttura. Non metterti così in mezzo alla corsia, non rendere gratuito quello che gli avversari stanno guadagnando. Cerca almeno una kill di ritorno, erano a livello 5, non c'era la suprema di Alistar per tankare la torre. Gideon ha raggiunto il livello 6 con la prima uccisione e di conseguenza trova la suprema che gli permette di inseguire Rell e uccidere anche lei. Una lunga serie di sfortunati eventi, e non stiamo parlando di Lemony Snicket, stiamo parlando dei Fredith Brion che non hanno letto lo spostamento di Azir e non si sono adattati in tempo al vantaggio numerico. Perdono inoltre le placcature, perdono il drago. La partita che era iniziata così bene per loro è scivolata così in fretta dalle loro mani. E ora il problema di base è che il drago viene conquistato e sembra proprio che... Oh, attenzione, okay. Però! Doran, stai rischiando! Arriva la fine dei mondi!
che sembrava indicare la fine del mondo per Gragas, ma così invece non è stato. Il Flash è stato mandatorio, se non l'unica salvezza per il top laner di Katie Roster. Alla fine stai giocando un Gragas AP, è una fonte di burst, vuole cercare di catalizzare quello che poi sarà l'enorme danno. Praticamente i Katie Roster stanno giocando con due Hyper Carry e due Assassini. È una frontline in Alistar, che è sempre una buona frontline, perché sappiamo che Alistar non si tratta di armatura e resistenza magica, si tratta di riduzione danno percentuale. È una statistica contro la quale non esiste fonte di penetrazione se non il danno puro, e i Freddy Brion hanno danno puro al momento solo sulla porzione esterna della Q di Lilia. Non l'abilità più nota, e si ingaggia. Stiamo ingaggiando di nuovo, ebbene sì, si va subito a fare fuori Iena. Poi arriva l'uccisione, probabilmente in questo momento da parte di Lava, che è venuto ad aiutare i suoi compagni per una doppia. Proprio di Lava, il teletrasporto è stato fondamentale. Hanno tirato un po' troppo la corda. Hanno decisamente tirato troppo la corda i Katie Roster e sono stati puniti per questo. Non ho capito le intenzioni dietro questo tipo di scambi. Trovi sotto torre, potresti cercare di prendere qualche risorsa in più, cercare semplicemente un po' di Arras, far perdere minion a quella Kalista, che verrà comunque outscalata da Kai'Sa, scusami, da Xayah, sono così abituato ormai a parlare di Kai'Sa in partita che mi viene da memoria muscolare. Però sì, è stato strano questo overcommit. Non hai rispettato il teletrasporto nemico e di nuovo hai regalato risorse in una partita dove eri tu in vantaggio. Però dall'altra parte capisco anche l'idea di voler divare perennemente la corsia inferiore. Vuoi proprio che Kalista non arrivi a quel mid game dove può risplendere, proprio come ci siamo detti. Guarda qui, è questo stato il momento tremendo in cui vanno a sprecare subito tutti i propri cooldown. Zeus ha ingaggiato quando Kane era ancora lontano, e purtroppo quando è arrivato il follow up Zeus aveva già esaurito la Supreme. No, neanche, in realtà è morto principalmente dalla torre senza far scadere la Suprema, quindi era proprio troppo danno. Aspetta, pallina rotolina. Che meraviglia, che meraviglia. Questa pallina rotolina che... Puff! Questo replay è stato meraviglioso, mamma mia. Adoro la regia LCK, è qualcosa di veramente meraviglioso. Quando vogliono fare le cose le fanno molto molto bene in Corea, bisogna ammettere, bisogna dargli il loro vantaggio. Fra parentesi, si ritorna sul 3-3 a livello di kill con i Katie Roster di nuovo sotto a livello di gold, con una differenza di 1003 in corsia della giungla, non in corsia, e 1000 solo, fra virgolette, in corsia centrale. Sulla corsia inferiore quel vantaggio basterà, secondo te, a dare ai Katie la presa giusta? Scusa, ho visto la pallina rotolina e la regia subito che guarda di nuovo. Ragazzi, ormai Lilia sta giocando come incantesimo dell'evocatore della loro corsia inferiore. Ci sono tante palline a rotoline. Secondo me il vantaggio in corsia inferiore da parte di KT può essere buono, ma da un certo punto in poi non puoi pensare in questo momento di dire: ah sì, questo vantaggio gli permetterà in queste fasi di gioco di avere quella possibilità in più. Però aiuta sicuramente Xayah a non soffrire troppo Kalista. Vero, verissimo. Alla fine, che bello. Il predatore d'essenza e il come quella Xayah sta gestendo la fase di corsia, indipendentemente dai gank di Kane, l'ho vista una fase di corsia poco sofferta. Questo anche perché, allora, due sono gli elementi chiave, neanche uno. Mm-hmm. Il primo è il wave clear di Xayah. Xayah ha sempre avuto problemi ad imporsi nel meta della nuova stagione, perché il predatore d'essenza, il suo oggetto più forte nella storica build core, era stato indebolito parecchio. E dopo diversi buff all'oggetto, adesso Xayah, potendolo di nuovo rushare, non perde più mana in corsia. Ha così tanta velocità d'abilità da poter rimuovere le ondate nemiche all'istante, e questo impedisce ai pick aggressivi di essere aggressivi contro di lei. Campioni da scaling che giocano con un tenore di wave clear così alto sono veramente problematici su League of Legends, ovviamente quando si parla di competitivo. Se poi ci aggiungi una Suprema che ti rende imbersagliabile, una unicità non indifferente per un tiratore, beh, quella è una Xayah sicura che andrà a scalare. Poi, e intanto abbiamo... Fatto... Sì, è andato lì e ha detto, posso prendere la giungla, è arrivato Aatrox, no! Scappa. Mio lupo quello. L'unica cosa che volevo dire è il fatto che proprio Xayah con il tumulto di piume e l'incantaname poi dà un grosso aiuto al proprio team, perché sono crowd control che permettono al tuo team poi di posizionarti meglio nei momenti in cui vai a ingaggiare. Dai la possibilità a chi nella backline vede la frontline degli avversari venirti in faccia,
fermi, incanta lame, tumulto di piume. Ragazzi, questo rimane fermo lì. Se volete, prendetevene cura. Io continuo a fare il mio DPS allontano. Esatto, io il mio lo continuo a fare senza che mi possano disturbare. Che è una frase molto particolare da associare ad un campione con una gittata di solo 525 unità. 525 è una gittata tipica dei campioni che possono o avere tanta mobilità nel loro kit, prendi ad esempio Kai'Sa, o campioni che possono amplificare la propria gittata, prendi ad esempio Jinx. Invece sì, avere un campione che, ok, ha l'invulnerabilità, ma non bisogna fare l'errore di considerare la mobilità, deve esporsi per mettere giù il danno, e pensare che in questo meta, con queste comp, riesca a farlo in maniera così tranquilla, ci fa capire anche le costanti evoluzioni che ci siano a livello di gestione della nuova itemizzazione di questa Season 11 così poliedrica. Arriva Gideon sulla corsia inferiore, non fa altro che palesarsi e andarsene. Tipo, bella raghi, sappiate che ci sono anch'io. Bella raga, come state? Tutto bene? Volete partecipare? No? Ok, ciao! Io ormai rimango dell'idea che i campioni di League of Legends si parlano fra di loro, no? In proprio toscano lì, però, ma... cioè, perché ho notato un'inflessione particolarmente nel frattempo. Io ho notato il flash. Ecco. Io ho notato il flash da parte di Gideon per dire, bella raghi, me ne vado. Ciao, flash a passo d'ombra? Ma che cosa è costato quel flash? Il teletrasporto da parte di Lava, la suprema da parte di Ena, che tra l'altro è a livello 9, quindi non ha neanche sbloccato il secondo rank dell'abilità. Sono tipo 240 secondi di cooldown. E potrebbero potevano Zeus ingaggiare, rischia. Non vanno perché Zeus no, ha perso il momento, deve flashare, arriva la ninna melodica da parte proprio di Umti, e così alla fine è solamente un drago per un flash. Qui è stato particolare l'azione perché Delight è riuscito, grazie al legame magnetico, a stordire Alistar a metà della combo. Nonostante Alistar avesse già mandato in buffer la sua combo durante lo spostamento, è stato stordito durante la testata e quindi non ha connesso col polverizzare e ha portato al sicuro i membri dei Freddy Brion. Quindi queste piccolezze meccaniche, il definire questo matchup tra Rell e Alistar uno skill matchup, si va ad esprimere anche in questo micromanagement dei cooldown. La finestra che hai per Rell per fare una cosa del genere ad Alistar è di una minuscola frazione di secondo. Quindi, promosso, The Light si porta a casa la sua medaglietta da scout, il suo achievement videoludico per aver interrotto in quel modo la combo di Zeus. Alla stellina messa proprio lì, il suo coach dopo arriverà e dirà: questa stellina te la sei meritata. Grazie coach, la stellina poi che mi dice che sono stato un bravo allievo. Sì, sei stato bravo, complimenti. Oggi potrei mangiare qualcosa in più per cena. No, questo stiamo scherzando naturalmente. È una cosa un po' oltre le righe. Stiamo solamente scherzando. Ma non scherzano i Freddy Prion, che invece decidono ancora di più di pushare il loro vantaggio andando a prendersi anche questo Herald. Herald, e sono curioso di vedere dove lo andranno a spendere, perché è un Herald trovato quasi in fase conclusiva della disponibilità di questo buff. E andando a vedere la mappa dei Freddy Brion, è una mappa molto povera in controllo di profondità. Non hai ancora danneggiato a sufficienza le strutture, hai danneggiato quella in corsia centrale col primo messaggero, ma non sei riuscito a portarla a casa. Vanno topside, vogliono infastidire Doran. Un Doran con mietitore notturno, quindi finalmente vedremo un Gragas con una passiva mitica da velocità d'abilità. Vedremo il Gragas spammerino. E forse vedremo un Gragas attenzione morto però, più che spammerino. Infatti perché arriva la Nina Nanna, arriva anche Lava, uno dopo l'altro arrivano tutti. Attenzione per il esplosivo che poteva sembrare abbastanza, non lo è invece, perché Lava insieme ai suoi compagni vanno a distruggere il povero Graghi. Torre presa da parte dei Freddy Brion, ma non è la prima, perché la prima era in corsia inferiore. Dove esatto. Vedete infatti Hybrid che sta andando avanti per prendersi anche la T2. Questa tendenza in questa serie dei Team Red Side di give upare totalmente un'intera corsia nel giro di un singolo push mi sta lasciando piuttosto stranito, sarò sincero, ma è anche un buon utilizzo dei messaggeri, perché in questo caso i Freddy Brion hanno letto il macro, hanno visto il push in profondità da parte di Hybrid, si sono resi conto che non ci potesse essere nessun tipo di soccorso verso Doran, perché punto A, Dav non aveva il teletrasporto e quindi sapevi che le impostazioni macroscopiche non erano possibili. Punto B, avevi visione difensiva sul quadrante inferiore di giungla dove avevi visto Kane in invasione e sapevi che avevi la possibilità di utilizzare così questo messaggero. Per il secondo messaggero, Harold, riuscire a trovare due strutture è il miglior utilizzo possibile e qui Freddy e Brion la fanno gobba. Infatti vediamo la gold lead dalla loro metà del tabellone, vediamo comunque adesso un controllo di mappa importante con visione profonda sul quadrante superiore. Un macro molto più pulito che ci dà molta più speranza del primo game di questa serie che abbiamo visto.
anche perché avendo preso due torri vuol dire che in questo caso vediamo Hybrid che è salita in corsia più alta, avrà sì più modo di farmare in maniera più tranquilla perché comunque le altre torri non sono state prese da parte dei Fredit Brion, ma allo stesso tempo vuol dire che puoi mettere più pressione nella parte alta della giungla dove c'è Gideon. Hybrid si presenta proprio lì, va a mettere un lume di controllo per essere sicuro di non essere visto e continuare il suo farming per territo di prendere ancora più oggetti. Io però ho un grillo parlante che continua a sussurrarmi nell'orecchio nel vedere questa partita dei Fredit Brion, perché vedo delle performance molto molto buone da parte loro, ma poi vado in profondità nella loro draft e vedo che stanno intanto aggredendo Aatrox, ma di questo ne parliamo dopo perché l'aggressione non va a segno. Hanno Kalista come campione, hanno una Kalista che è rimasta purtroppo non significante nelle fasi iniziali e anche adesso che iniziamo ad addentrarci in un mid game che non è più di transizione, quella Kalista non sta trovando nessun tipo di risorse. I Fredit Brion stanno giocando una bellissima fase centrale di partita, ma temo per loro per arrivare poi a giocare un late game in 4 contro 5. Kalista potrà solamente premere la R e fare la chiamata del fatto così che The Light possa provare in qualche modo a fare qualche cosa. Vedremo se verremo screditati dal piccolo... Ah, io lo spero. Io spero quando spero mi aspetto qualcosa di negativo, essere smentito con qualcosa di positivo è la sensazione più bella del mondo. Quindi lascio ai Fredit Brion adesso l'onore di cancellare questi miei dubbi su quella Kalista. Attenzione però perché Hybrid sembra presentarsi di fronte al povero Hoya che si ritrova a fermare allegramente la lane. Abbiamo visto che comunque il giocatore in corsia superiore dei Fredit Brion ha preso il succhia sangue, che è comunque un oggetto molto forte per lui, e Umti, tranquillo tranquillo, l'MLM prende senza nessun modo di contestare da parte di Kitty Roster il drago infernale. Parlando di Umti, la build da Double Mask gli permetterà di giocare anche abbastanza bene contro Gideon, e infatti vediamo Gideon adesso costretto a flashare difensivamente da una Lilia. Questo è molto pesante. Addirittura quel danno dalla Double Mask. Ecco, esattamente quel singolo semerotolante è il motivo per il quale stavo cercando di concentrarmi sulle build dei due jungler. Umti massacra Gideon. La disparità tra i due jungler a livello di danno e a livello di resistenze, perché comunque abbiamo gli HP extra del dolore di Liandry, abbiamo le resistenze extra date dal abbraccio demoniaco, perdonami il momento di lapsus, non è più una situazione facile da gestire. Devo dire però una cosa, il fatto di vedere queste palline rotoline che arrivano e che ti danno... secondo me anche paura, perché il fatto di vedere il seme rotolante passare da quelle parti vuol dire che Lilia potrebbe essere vicina. Lo sappiamo, il seme rotolante ha una portata illimitata fino a che non va a frangersi contro un muro o un qualsiasi altra cosa, però ti dà l'idea, qualcuno potrebbe essere qui vicino, meglio non rischiare troppo, che è quello che chiede Kane vuole andare dentro, vuole immergersi all'interno. E fra parentesi, la musica da Oktoberfest che ha questo Gragas è meravigliosa. Quello sì, quello sì. Tra l'altro Rata Corrige ci informano adesso dalla regia che effettivamente il Liandry non dia più da un po' di tempo HP extra. Sono rimasto un po' troppo affezionato alla sua vecchia forma. Però, my bad. Ci tenevo a specificare questa cosa. Allora, corsia centrale, vediamo Ena in solitaria, un Ena che è nel suo stato da teamfight, ma forse vorrebbe un terzo oggetto per poterlo giocare meglio. Terzo oggetto che invece è disponibile per Lava. Se c'è qualcosa che sta tenendo molto in piedi la performance dei Fredit Brion e anche Lava dalla corsia centrale. Eccellenti sui teletrasporti, eccellenti sui roaming, il controllo di mappa è stato sempre totale, e adesso quello Rihanna è stata premiata con un vantaggio non indifferente. Abbiamo da parte sua l'abbraccio serafico e il velo della Banshee, mentre Azir siede su un arco ricurvo, un codice del diavolo, è una barriera rigogliosa. Sono mezzi oggetti, e la build dell'IKEA per Dav. Non è niente che possa contestare Orianna in nessun modo e forma, specialmente durante i teamfight. Il fatto di avere la build dell'IKEA però mi fa pensare una cosa, che Dav in questo momento è un piccolo mobile ancora non costruito, ma quando poi verrà costruito sarà forte e solido come le querce del Nord Europa. E allora in quel momento potresti insieme agli altri tuoi compagni essere un qualcosa in più. Ma ora è arrivato il momento di pensare altro, perché in questo caso vediamo come i Fredit Brion vanno subito per la presa del Barone Nashor.
Fred Brion hanno Calista dalla loro, di conseguenza essere i primi sul barone, ne parliamo dopo perché qui vanno ad ingaggiare. E infatti, perché infatti c'è Hybrid ora che deve stare molto attento, fino a questo momento, ti fa fuori Gideon, prova ad entrare, per l'esplosivo che arriva, viene fatto fuori anche The Light da parte di Dav, i danni sono tanti, arriva la bolla della Nina Nanna, la Nina Nanna da parte di Lava che mette a tacere, a dormire, sia il support che il top laner dei Katie Roster. E quindi ora si può provare a ritornare sul Baron Nashor. Piccola corrige, non è la bolla della Nina Nanna, ma la Nina Nanna melodica. E Hybrid è stato appena smolecolato da un comando dissonanza. Cercano l'ingaggio su Yanna, il danno c'è e riescono a completare la kill. Però ora arriva Hena subito di counter attack. Va con il flash, postura marziale, lacerazione! Riesce a trovare l'uccisione, preme nel frattempo in corsia centrale. Hybrid con la sua Xayah cerca di barattare la vita del Barone Nashor, almeno con una struttura esterna che viene conquistata. Barone Nashor che però permane su 4 persone, non su 3, perché in tutto questo bailamme The Light ha fatto in tempo a tornare in vita. E rivediamo come si svolge l'azione, perché è stato poi The Light il vero protagonista. Va ad ingaggiare su tutto il team avversario, va a deposizionare Gideon in maniera massiccia. Il concatenamento di controlli, i danni burst che sono arrivati hanno impedito a Gideon di utilizzare la sua suprema per portarsi al sicuro. E nonostante l'aver ceduto la vita di The Light, penso che i Freddy e Brion siano felici così. Poi dopo c'è stato il follow up in cui alla fine in qualche modo i giocatori di Katie Roster hanno preso la kill su Orianna. I danni che mette Orianna è veramente impressionante. Il problema è che poi ha provato a continuare a mettere quei danni che non servivano, perché non aveva più il burst che ha avuto proprio su Hybrid. Ma alla fine è stata subito retreddata da Ena, quindi in questo caso l'uno per uno che può essere favorevole, dato che bro hanno preso anche il barone e possono posizionarsi verso le prossime strutture dei Katie Roster. L'unica cosa triste è perdere la mano su quello che era un potenziale side laner. Ma alla fine, considerando quanto i bro stiano giocando intorno ai teamfight, considerando la presa che hanno avuto su questa partita e il fatto che dall'altro lato siano riusciti a vanificare totalmente l'esistenza sia di Gragas che di Kayn, non era forse questa la partita in cui cercare il burst? Non era forse questa la partita in cui correre i rischi? È vero che in una serie al meglio delle tre, se sei in un game di vantaggio, il rischio lo corri, anche solo per lo spettacolo che ne consegue. Vai a dire, se va bene va bene, ma se va male non va poi così male. Ma adesso i Katie Roster si trovano schiacciati all'interno della loro metà campo e vediamo dei Freddy Brion molto più in forma della partita precedente, che tra l'altro per fortuna mi smentiscono anche sull'importanza di quella Kalista. Arriva il recall, mi pare di aver sentito da parte di uno dei giocatori, che si tratta proprio di Aatrox, che andrà in corsia superiore per depushare la wave che sta arrivando tra le sue braccia. Hanno finito di pushare, sanno che non possono fare più nient'altro in quella corsia, quindi decidono giustamente di recollare, riprendere un po' di oggetti dati i gold che hanno conquistato per poi riposizionarsi per un possibile fight. E parlando di fight, andiamo a cercare le occasioni per quei fight, perché comunque abbiamo ancora 45 secondi di Baron Buff disponibile e ancora 4 minuti prima dell'arrivo del Drago dell'Anima. Di conseguenza, aspettiamoci una fase di reset adesso da parte di Fred Brion. Hanno guadagnato tanto e vogliono tornare in base a spendere il più possibile di quello che hanno preso dalla loro. Abbiamo comunque Hena, nelle vicinanze della sua Brama Sangue, uno spike importantissimo per permettere a Kalista di sopravvivere nel mid game. E nonostante ci fosse un Orianna in side lane, ricordiamo, Orianna non aveva la mano del barone, quindi anche questi ultimi 20 secondi sono per lei impossibili da sfruttare. Si chiudono a riccio, puliscono la propria giungla, impediscono che i Katie Roster abbiano accesso in qualsiasi modo alla loro metà campo o a risorse addizionali. E se questo si va anche ad aggiungere al fatto che stiano strozzando le ondate e stiano forzando gli avversari a perdere minion sulle side lane, tipo la top lane dove c'è lo slow push dei Freddy Brion che va verso la metà campo avversaria. Uno slow push che arriva un po' presto, perché comunque 3 minuti sono tanti, possono tranquillamente i KT andare a resettarlo, ma uno slow push arrivato presto non significa non poterne applicare un altro tra un minuto e mezzo. In questo caso penso anche che Gideon deve riuscire a fare la giocata, perché Kayn in versione Assassin 0-2-4 sì, ci verrebbe da dire che ora non è più così utile, ma comunque può dire la sua, può allontanare casomai Hena, può allontanare Lava, può permettere, può far sì anzi che uno degli avversari non sia parte dei giochi e quindi farli giocare in 4 contro 4. Allora lì Dav, allora lì Hybrid possono posizionarsi e creare tutto il DPS di cui hai bisogno. Dall'altra parte hai un team fight veramente forte, dai.
Hoya con il suo Aatrox può buttarsi nel mezzo, rimanere lì per giorni con le sue cure amplificate, può permettersi di stare lì se non ci sono ferite gravi. Poi, da Hoya a Haya è un attimo, quindi bisogna stare sempre attenti a quell'Aatrox. Infatti, concordo. Nel frattempo, infatti, questo vantaggio che hanno i Freddy Brion arriva per prendere sempre più posizione e pushare la corsia centrale. Avevamo già parlato della fase di reset, quindi non ci meraviglia quello che stiamo vedendo per adesso. Non ci meraviglia vedere i Freddy Brion muoversi lentamente verso il prossimo drago, nulla di davvero preoccupante. Però, allora, i Katie Rolster al momento dobbiamo comunque considerare che si trovano ad avere 3 minuti gratuiti di partita per come i Freddy Brion hanno gestito le loro risorse. E questi 3 minuti gratuiti di partita li stiamo mettendo su una Xayah da tempo letale e li stiamo mettendo su una Azir. Non è una Azir a sua volta da tempo letale, ma è una Azir a 3 oggetti. È una Azir che nel mid game, se trova abbastanza peeling, può far danno. Di fianco a lui c'è un Alistar da Camp Tank Turbo. I Freddy Brion devono essere bravi a non cadere nella trappola dei Katie Roster del sentire addosso l'ansia del combattere in fretta e cercare di forzare adesso. Devono aspettare un altro minuto, aspettare il drago dell'anima e a quel punto attorno a quel drago puoi andare direttamente a vincere la partita. Se i Katie Roster invece riescono a vincere il gioco della pressione psicologica e riescono a forzare gli avversari a fare qualche errore, con 2 assassini dalla loro, ormai fingo di considerare così il Gragas da mietitore notturno, possono punirli forte. Tra parentesi, avevo visto prima i danni che aveva messo, mi sembra lava proprio su Dorni, ed erano tantissimi. Quelli che servono proprio per bastare poi una persona come può essere Hybrid, come può essere Sudav, senza il velo della Banshee. Esattamente. Dav sta provando continuamente a depushare con i suoi 3 soldati. Ricordiamolo ancora una volta, il fatto di avere un boost nella velocità di attacco dei soldati gli permette proprio di avere tranquillità nell'azione, e fino a che avrà il velo della Banshee gli permette anche di essere un po' più aggressivo, sapendo che una prossima spell non dovrebbe colpirlo, comunque dargli dei debuff. Vanno a posizionare altri danni, provano i Freddy Brion a tradare, provano a prendersi questa corsia centrale che però viene subito presa di risposta dai Katie Roster. Katie Roster che comunque si muovono bene verso il Baron, per adesso ci stanno dimostrando un buon macro, ci stanno dimostrando anche una lettura solida del tutto, ma forse con i campioni sbagliati. Non è una comp che può uccidere in fretta il Baron, non è una comp che può tankare a lungo il Baron. Gideon abbiamo visto che da 3 colpi di Baron ha perso la quasi totalità della sua salute, anche perché con i cambiamenti all'Eclissi, quindi con i nerf al rubavita globale o Omnivamp per i più anglofoni, non è più un oggetto così valido per il combattimento alla lunga, ma questo lascia che è in assassino libero da scoperto, più che libero, da qualsiasi fonte di sustain. Infatti in questo momento quello che sta succedendo è solamente Umti che sta utilizzando la sua pallina rotolina. Guarda Oya però! Sto guardando Oya che sta prendendo il barone Nashor, e quindi la cosa potrebbe essere molto interessante. Dall'altra parte c'è Doran che prova continuamente a poccare gli avversari. Gideon recupera un po' di vita, rimaniamo su 2000 HP. Lo prende in questo caso il barone Nashor, e ora può partire il fight con Oya con l'utilizzo del teletrasporto. Potrebbero andare ancora più aggressivi, ma dentro la zona del barone Pit sembrano tutti salvi. Era prende la kill su Dusa. C'è il recall da parte di Doran per salvarsi. Vogliono ottenere il più possibile questo barone Nashor, e quindi rimangono in 3 con il barone. E ora si resetta il tutto, mentre i bro vanno per questo drago, che è la loro anima. Più va avanti la partita, più vedo i Katie Roster perdersi. Mentalmente, oltre che a livello di gameplay, purtroppo stanno cercando delle azioni che non sono proprie di quello che la loro composizione potrebbe concedergli e i risultati sono pessimi. Anima Infernale con 3 draghi dell'elemento portante sulla landa in mano ai Freddy Brion, che adesso hanno anche il danno necessario per contestare le ondate potenziate dal barone, quindi lo scambio è un gioco che non è neanche valso la candela. Ma d'altro canto il problema qual è? Che data l'assenza di pressione elementale, i Katie Roster non potevano fare altro. I Katie Roster non avevano il lusso di dire scambiamo tra anima e barone. Per i Katie Roster sarebbe stato un singolo drago elementale dell'elemento portante, che tra l'altro infernale in singola copia dà delle statistiche miserrime, e non è qualcosa che puoi permetterti di giocare sul lungo andare, quindi scambio obbligatorio? Pessimo scambio. Sono ben 3 i draghi infernali presi da Freddy Brion, sono tutti e 3 i draghi infernali che si sono posizionati sulla lama degli evocatori. Da una parte dici, va bene, servivano forse di più ai Katie Roster, ma sicuramente ai giocatori dei bro non fa schifo avere delle statistiche in più per bastare i propri avversari. Assolutamente no. Assolutamente no.
Adesso, con tutte quelle stat bonus, mi avrebbe divertito tantissimo vedere Kalista all'improvviso prendere un oggetto da letalità. Non lo so, una lama sanguigna su di lei, però è molto più un oggetto da Kalista solo laner, una cosa che purtroppo mi divertiva tanto e tanto che non si vede in competitivo. Ma andiamo a premere sulla corsia centrale. I bro si rendono conto che non temono le ondate da Barone Nashor, l'abbiamo detto prima. L'uragano di Runan ha un funzionamento particolare col Barone. Non è danno ad area che viene ridotto, sono singole istanze di danno singolo che arrivano su più bersagli. A livello di codice è molto differente, perché non puoi contestarlo. Intanto Gideon sta continuando a pushare la parte bassa della giungla, anche per il semplice fatto che si vuole automaticamente andare a togliere la possibilità a Lava di poter essere tranquillo con il suo velo della Banshee. Se dovesse riuscire in un pick del genere, allora forse Kate e Roster potrebbero tentare o almeno provare a premere l'acceleratore. Il danno invece d'ora sono tantissimi. E ti dirò, è una cosa che è una situazione tremenda per un singolo membro dei KT, che è il povero Hybrid. Hybrid lo vediamo a 35 minuti con 412 minion dalla sua. Lo vediamo 2-0-3, mai morto, gli manca mezzo oggetto per essere full build, prima ancora del tiratore nemico. Quindi in questo momento posso sentire le urla di dolore di quel giocatore, che sta mettendo il 140% di se stesso per provare a conquistare, a tenere in piedi questa partita. E lo scaling di quella Xayah va sempre rispettato, è vero. Ma dall'altro lato è Xayah che deve rispettare l'abnorme e sconsiderato potere di burst della composizione dei Predict Brion. Predict Brion che ci hanno già dimostrato più volte di essere molto resilienti, seppur non proprio costanti come squadra. Ma è una cosa divertente da castare. Ogni tanto sappiamo che non tutti possono essere il team in cima alla classifica, non tutti possono essere perfetti e avere delle giocate perfette. E avere dei team che ci regalano così tante emozioni, magari non sono emozioni derivanti da un gameplay perfetto, sono comunque delle grandi emozioni. La cosa che poi ti fa pensare è il fatto che i bro sono stati sempre definiti Kingslayer, hanno ucciso i Dragon Key a quel 2-0, ormai lo sappiamo tutti. E solo ora stanno prendendo più quota nel discorso della sfida playoff, pensando che oggi hanno perso proprio i ragazzi dei T1. Per i KT roster vorrebbe dire metterli dietro, per i bro vuol dire mettere tutti insieme in una cozzaglia. E siamo sinceri, né T1 né KT roster vorrebbero essere in questa cozzaglia, perché vuol dire rischiare ogni singola serie di essere fuori dalla zona playoff. Messa così è abbastanza dolorosa, cioè messa così mette veramente tanta pressione mentale sui giocatori, però è vero. Purtroppo, per quanto si possa cercare di inzuccherare la pillola, va mandata giù, e in questo caso i Predict Brion sono anche affamati di vittorie, come hai sottolineato, ma questo si sta anche riflettendo nel gameplay che passa dallo sconsiderato al metodico lungo le varie partite. Continuo a pensare che si rischi di arrivare ad un punto di overlap tra la build di Hybrid e quella di Ena. Continuo a pensare che Xayah potrebbe tirare un colpo curvo ai Predict Brion, ma è un sé grosso come una casa. Se dovessi mettere a livello statistico i possibili outcome di questa partita, se dovessi mettere i 14 milioni di futuri da un lato o dall'altro, al momento è una partita che al 70-30 va a favore dei Predict Brion. Anche perché dalla parte di Freddy Brion c'è qualcuno che vuole andare a mettersi di fronte ad aiutare il proprio AD Carry, in questo caso Ena, o comunque Lava, per poter piazzare più loro DPS. Da parte di KT c'è solo Zeus. Non abbiamo un Kane versione Darkling, quindi la versione rossa, che si può mettere in mezzo e dire io provo a spammare tutte le mie spell per recuperare la vita perduta e così almeno essere un buon fighter. Non sei quel Gragas Tank che dice io mi metto nel mezzo, devo solo mettere crowd control e il mio game finisce lì. No, Gragas vuole mettere del danno e Hybrid invece vuole dare tutto il DPS possibile immaginabile a questo punto. Tra l'altro colpito dal seme rotolante, insistono, arriva la Nina Nanna. Ah, arriva anche Glass, attenzione, tumulto di piume da parte proprio di Hybrid che prova a fare del danno, arriva la kill ma subito la counter kill, arriva attenzione, subito attenzione, la attenzione. I danni sono tantissimi in questo caso, ora però potrebbe arrivare in questo momento Lava che prende un'uccisione, Dav mette tanti danni, ne mette anche Hybrid, in questo momento i danni sono una miriade, arriva ora la Stasi e signori, questo è Ice per i KT Roster!
E ti giuro, avevo l'ansia addosso. Io continuavo a vedere quella Xayah farmare. E vedevo la partita in mano ai bro e dicevo: non ignorate Xayah, non ignorate Xayah. Sta diventando grossa, sta scalando. Guardala come sta scalando. E adesso vediamo la carneficina. Un posizionamento perfetto, iperaggressivo. Ed è sul contropiede che i Katie Roster hanno il vantaggio posizionale, che con un colpo di Reni potrebbe adesso portarli a chiudere la partita. L'ondata di minion è lì, ci sono Azir e Xayah. Potrebbero riuscire a fare il miracolo. I Katie Roster vedono di fronte a loro un'occasione che è Eldorado. E guarda quelle torri quando vanno, quanto vanno giù in fretta! Vanno giù veramente troppo in fretta! L'hanno presa la prima, hanno preso la seconda! Signori, pensavatene, bro! I bro invece non ce la fanno! Signori, i KT Roster vincono 2-0, i KT Roster mettono al tappeto i Kingslayer! Non è così che mi aspettavo di veder chiudere questa partita, ma era l'unico modo in cui i KT Roster potessero vincerla. Una Xayah stellare, una Xayah che si chiude a riccio nella sua metà campo, accumula tutto quello che la mappa ha da offrirle, diventa gigantesca, va full build e la chiude. Hybrid e Dark. Uno che era sempre stato messo dietro a Ukan e l'altro che ha sempre dimostrato di valere nei KT Roster di essere un ottimo giocatore. Sembravano ormai persi con quel Kane che non era più così importante, con quel Gragas che non riusciva a rimanere in vita così tanto a lungo, ma alla fine riescono a vincere l'unico teamfight importante. I Death Timer erano così lunghi e il problema è che erano Dav e Hybrid rimasti in vita. DPS a non finire, torri cadute, round perso ed è GG. Ho passato l'intera partita a parlare dell'ansia che mi dava il matchup tra Kalista e Xayah. Era questa la situazione che temevo di vedere avverarsi. Oh, fra parentesi! Si è tolto dalla onda d'urto! Bravissimo, già. Hybrid! Sì, ha schivato tutto quello che c'era da schivare con quel tumulto di piume. E quando poi Dav si è lanciato in avanti con quella scorta imperiale, tra l'altro dopo l'evocazione dell'idolo del sole, quindi anche con il danno addizionale che derivava dalla torre rievocata dall'imperatore di Shurima. Ma guarda qui Hybrid, guarda il posizionamento, l'orb walking intorno agli avversari, il flash in avanti solo quando era già sicuro di poter portare a casa i danni. E per quanto Ena abbia provato a prendere tempo con la sua stasi, neanche lontanamente è bastato. Ce ne sono state due di stasi, c'è stato il cronografo, c'è stato l'angelo custode, in totale 7 secondi in cui è riuscito a sfuggire al danno avversario. E erano 7 secondi che con i dead timer che abbiamo visto potevano fare la differenza, ma alla fine così non è stato e Hybrid riesce a coronare il sogno di essere una one man band, che ci porta anche a non pensare neanche a chi possa essere il Pog di questa partita. Te lo giuro, se lo danno a qualcun altro, mi vedi sul volo aereo Milano-Seul, seduta stante. Hybrid con questo ultimo team fight è stato il perno che ha cambiato il tutto. Stavamo per vedere un game 3 che è caduto come un castello di carta, sì, in 10 secondi di team fight forse? Facciamo 15, andiamo generosi perché ci sono stati 7 secondi di stasi di Kalista, quindi andiamo larghi per quello, ma a parte quello, che gran partita da parte dei KT Roster. E se da un lato abbiamo parlato della resilienza dei Fredrik Brion, non si può non citare dall'altro lato l'incredibile volontà di un tiratore che non ne voleva sapere oggi di perdere. In questo caso mi viene quasi da dire, quando la gente dice: ah, gli AD carry non riescono a carriare, scusa? Possiamo vedere Hybrid, per favore? Guardiamogli un attimo lo spotlight in questo caso. Ma sono stati molto bravi, secondo me, a dare subito il vantaggio a Hybrid con questi gank nella corsia inferiore per permettere proprio a lui di non perdere nell'early game. Sì, è stato un piano forse di fuga da un certo punto di vista, perché è stata l'unica opzione che avevano per riuscire a rimanere in partita in questo modo. Non potevano letteralmente fare altro, e quindi se hai una sola opzione, sfruttala. Infatti stiamo vedendo ancora di più reazioni, ancora una dopo l'altra. Abbiamo visto lo scambio fra mid laner e AD carry, con Hybrid che aveva perso tantissime HP, e questo è un punto in cui 10 Fredrik Brion hanno vinto. Sì, da qui in poi ritenevo la situazione veramente irrecuperabile. Tra l'altro, in questa partita, la giungla e la corsia superiore dei KT Roster devono offrire alla cena e anche molto di più.
perché si può voler bene a Doran, ma questo Gragas è stato totalmente irrilevante all'interno del game. Gideon, idem, non ha portato nulla quel Kane. Non era una minaccia verso la backline avversaria, non stava rappresentando in early game una condizione di snowball, nonostante le uccisioni che avevano trovato in corsia inferiore. Gragas moriva troppo in fretta. L'hai detto tu, non è il Kane che si può curare, non è il Gragas che può spammare controlli e tankare. Erano due campioni che stavano facendo da punching ball. A un certo punto questo è bastato ad Hybrid, perché è bastato che comunque i suoi alleati morissero, si immolassero per lui, dandogli il tempo di autoattaccare liberamente, ma mio Dio, se hanno rischiato. È comunque un grande tip set per quella Zir che ci ha messo del suo. Guarda anche il grafico dei gold, come al momento dell'ultimo team fight, boom! Thanos. Un roller coaster in tutti i sensi. Beh, ad altronde sono i KT roster così. I KT roster sono un pochettino i CLG coreani. Non nel senso che sono pessimi. Ma nel senso che i KT roster sono quel tipo di team con un gusto sadico verso la propria fanbase. Cioè, essere fan dei KT roster significa dolore. E questo i fan dei KT roster lo sanno, ormai l'hanno accettato dopo gli anni. Un po' come succede per i CLG in Nord America. Quindi, sì, gli piace giocare con i nostri sentimenti, mettiamola semplicemente così. Con i tuoi, perché io non sono un tifoso dei KT roster, pensa al momento, al tempo della Telecom Wars, io ero dall'altra parte, un po' come te, da quanto ho capito. Assolutamente sì, sto dicendo, non sono tifoso di KT Rolster, però il cardiologo, dopo aver castato una partita del genere, io nel dubbio lo chiamo comunque. Quello è sicuro. Mi viene da pensare un po' anche dal punto di vista degli standings, perché in questo caso si rimane un po' più distaccati, perché i KT Rolster hanno staccato anche i T1 che hanno perso oggi, ricordiamolo per chi non ha visto, esatto. Perso, chi avesse visto la serie, hanno perso 2-1 contro i DRX e rimangono la parte alta, quindi la parte diciamo più nobile. Quest'anno non è come gli altri anni, non è la King of the Hill in RCK, sono dei normali playoff con il primo e il secondo che vanno alle semifinali, invece terzo, quarto, quinto, sesto andranno direttamente ai quarti di finale. Quindi è un qualcosa un po' più differente, che però ti fa piacere essere sempre nella parte sicura. Sì, ti fa piacere essere in una zona comoda dove puoi permetterti di dire faccio sperimentazioni come in questa partita e comunque ne esco come ne posso uscire. Non sei triste di perdere una serie se ti concedi vittorie del genere. Non sei triste di andare anche a sperimentare in funzione di quei playoff, perché poi lì si passerà dalle serie al meglio delle tre al serie del meglio delle cinque, quindi comunque un sistema completamente diverso dove il riuscire ad adattarsi e a innovarsi all'interno della stessa serie avrà un impatto di gran lunga superiore. Io penso ad esempio che dopo una serie del genere, dopo due game del genere, i Fredrik Brion ne escano devastati da una best of five. Cioè, se questa fosse stata una best of five, non avremmo visto i Fredrik Brion entrare nel game 3, perché è una serie dove perdi in svantaggio e dove perdi in vantaggio. Di conseguenza ti rendi conto che qualsiasi cosa tu provi a fare non sei all'altezza al momento dei tuoi avversari. E per questo mi piace vedere i team sperimentare adesso, perché è la fase dove ti viene perdonato lo sperimentare qualcosa di assurdo. C'è anche da dire che nelle bio 3, come hai detto anche tu durante la partita, vai a sperimentare, come hai detto anche ora comunque, vai a sperimentare, e il fatto che i KT roster hanno vinto con Gideon in partita giocando un Kane non proprio al massimo ti fa anche capire come i KT roster ora hanno detto basta, non vogliamo più rimanere sullo stantino, non vogliamo rimanere sul vecchio, ma vogliamo migliorare e vogliamo anche evolvere il nostro coaching staff dal punto di vista mentale. Assolutamente sì, assolutamente d'accordo su questo. Mi dispiace un pochettino dall'altro lato per Lava, perché Lava ci ha provato davvero a tenere in piedi questa partita, ha avuto un ottimo early game con Orianna, ha avuto un roaming costante sulla corsia inferiore e nonostante queste aggressioni abbiamo visto poi Orianna riuscire a ribilanciare anche questo lato di mappa, quindi un early game buono dei KT se parliamo dei primi 10 minuti, ma una risposta molto buona. Ecco, se devo definire meglio la fase buona dei bro, era la transizione dall'early al mid game e la gestione verso il mid game inoltrato. Ma come già detto, con Kalista devi snowballare e devi chiudere in fretta. Kalista non è quel campione che ti concede di prendere tempo.
non puoi stallare una partita contro un campione da critico se sei Kalista, perché abbiamo visto in quel fight finale Kalista non riuscire a tirare destri, non riuscire a cliccare correttamente sul mouse, e non vuole essere una critica al giocatore, quanto proprio il fatto che gli attacchi di Kalista non fanno abbastanza danno e non hai neanche il tempo in un fight del genere di lavorare intorno alla lacerazione. Anche perché in quel momento ormai anche Xayah aveva un output di danni che gli permetteva di dire ok, tu fai 10, io faccio 100, tu fai 100, io faccio 1000, e non avendo la possibilità di avere quel vantaggio che normalmente in questo momento è all'opposto più o meno, cioè con Kalista che ha quel grosso vantaggio che se full build, mentre gli altri ancora stanno provando a buildare il loro terzo, massimo quarto oggetto, e lì ti viene da pensare, sì, non è colpa del giocatore, ma è stata una draft che non era nei piani, non era nei vestiti di Freddy Brion, proprio sì, non era quello esatto. Che si volevano i Freddy Brion stessi, i giocatori almeno. Allora, se devo effettivamente contestualizzare quello che hai appena detto, sì, mi trovi d'accordo perché comunque... Intanto andiamo a vedere chi è il Pog della partita, ecco. Possiamo hybrid, richiamare la guardia di finanza, per fortuna è hybrid come avevamo già indicato. Non ci fanno vedere il farm a fine partita, devo ammettere di averne perso conto a un certo punto, ma ha avuto una media di tipo 12-13 CS, è abbastanza surreale una roba del genere al minuto. Ha farmato più di quanto la mappa gli stesse offrendo. Quello è un'altra cosa da dire, da notare, il fatto come, anche secondo me che Tirol sia stato intelligente, ha detto la nostra win condition è lui, farma. Ti diamo tutto, farma più che puoi, sii più forte che puoi, e nel momento in cui ti senti sicuro, premi quel tasto rosso che vuol dire è il momento di tentare il tutto per tutto, ed è quello che è successo. Esatto. Esattamente. Bene, quindi siamo quasi alla fine, Karen, abbiamo avuto 5 game molto interessanti, soprattutto con il fatto che KT Roster hanno giocato questo secondo game con le unghie e con i denti, rimanendo sempre lì, pronti per vincere. Sì, abbiamo avuto 5 game e siamo stati molto vicini al sesto comunque, quindi come mio debutto qui sull'LCK, per quanto io sia stato solo un ospite di passaggio, è stato molto piacevole, e niente mi impedisce di tornare a breve, forse, vedremo, dipende sempre dalle giornate e come ci si va a organizzare. Tra l'altro ricordo anche a tutti i spettatori, gli spettatori magari... L'italiano è un optional, però ogni tanto mi piace anche parlarlo. Ricordo a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo che oggi pomeriggio sul canale IPG Esports alle 18 inizia LEC, e a tenervi compagnia in LEC ci saranno Terenas e Moonboy, quindi è stato proprio uno swap di color caster tra le due leghe. Un esperimento. Perché? Detto questo, la giornata si conclude qui per LCK. Ricordo solamente un'ultima cosa, prima di lasciarvi per questa breve pausa, prima di LEC, breve. Un po' più lunga pausa, LEC non si ferma naturalmente qui, ci sarà anche questo weekend, sempre alle 9, LCK pronta a farvi compagnia, e domani invece, un po' prima, ma arriverà anche LEC. Da Etrurian e Karen è tutto, un saluto e vi auguriamo un buon weekend.